Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. L'aîné d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. «Sul le ciel de Paris marche des amours. Maigret commise un errore. In seguito gli capitò più di una volta di chiedersi se un altro, al posto suo, avrebbe saputo evitarlo. Ma come ovvio, non riuscì mai a darsi una risposta soddisfacente. Erano circa le tre e mezzo quando salì nel laboratorio. Ha avuto il mio messaggio? gli chiese Moers. No. Gliel'ho appena mandato, avrà di sicuro incrociato l'impiegato che doveva recapitarglielo. La bruciatura sulla giacca risale a non più di dodici ore fa. Se vuole che le spieghi. No. Sei sicuro di quello che dici? Ne sono certo. Vedrò comunque di sottoporre il tessuto ad altri test. Immagino di poter fare delle altre bruciature, ad esempio sulla schiena, no? Saranno bruciature campione che serviranno se il caso dovesse arrivare fino in corte d'assise. Migré a noi e si avviò giù per le scale. In quel momento Marcel Monsen doveva già trovarsi negli uffici del casellario, dove veniva fatto spogliare per un primo esame medico e per le misurazioni di routine. Poi, una volta rivestito, ma senza cravatta, veniva fotografato di fronte e di profilo. I giornali pubblicavano già alcune foto di Monsen scattate al momento del suo arrivo al Quai de Sorfevre, mentre a Montmartre gli ispettori, anche loro muniti di una sua fotografia, battevano ancora una volta il quartiere delle Gran Carrières, rivolgendo sempre le stesse domande agli impiegati del Metro, ai negozianti, a tutti quelli che potevano aver notato l'arredatore la sera prima e nei giorni delle precedenti aggressioni. Nel cortile della Polizia giudiziaria. Il commissario salì su un'auto e si fece portare in Boulevard Saint Germain. Quando suonò il campanello gli aprì la stessa domestica del mattino. Il suo collega è in salotto, annunciò al commissario. Si riferiva a Janvier, il quale solo nella stanza stava mettendo in ordine gli appunti presi durante la perquisizione. I due uomini erano entrambi stanchissimi. Dov'è la moglie? Una mezz'ora fa mi ha chiesto il permesso di andare a stendersi un po'. E prima come si è comportata? Non l'ho vista molto. Ogni tanto veniva a dare un'occhiata nella stanza dove ero io per sapere cosa stavo facendo. Non l'ha interrogata. Lei non mi aveva detto di farlo. Immagino che tu non abbia trovato niente di interessante. Ho chiacchierato con la domestica. Lavora qui solo da sei mesi. La coppia riceveva di rado e usciva ancora meno. Pare che Mosè non abbiano amici intimi. Ogni tanto vanno a passare il weekend dai suoceri, che a quanto pare hanno una villa a Triel dove vivono tutto l'anno. Che tipo di gente è? Il padre aveva una farmacia in Place Clichy ed è andato in pensione qualche anno fa. La mostrò a Maigret una foto di gruppo scattata in giardino. Si riconoscevano Monsen in abito chiaro, sua moglie con un vestitino leggero, un uomo con il pizzetto brizzolato e una donna un po' grassoccia che sorrideva beata con la mano appoggiata sulla capoto di un'auto. — Guardi quest'altra. La donna giovane con i due bambini è la sorella della signora Monsen, sposata con un garagista di Levallois. Hanno anche un fratello che vive in Africa. L'ispettore aveva trovato una scatola piena di fotografie, soprattutto della moglie di Monsen, tra cui una della sua prima comunione e l'immancabile foto dei due sposi nel giorno delle nozze. Ci sono alcune lettere di lavoro, poca roba. Monsen deve avere al massimo una dozzina di clienti e poi delle fatture. Da quel che ho potuto vedere, pagano i fornitori solo dopo ripetuti solleciti. Sulla porta apparve la signora Monsen, forse avvertita dalla domestica, o forse perché aveva sentito entrare il commissario. Rispetto al mattino il suo viso era più tirato, e si vedeva che si era appena data una spazzolata ai capelli e incipriata il viso. — Non l'ha riportato a casa? — No, finché non ci darà una spiegazione soddisfacente riguardo a certe coincidenze. — Lei crede davvero che sia stato lui? Magret non rispose. E la donna, invece di protestare violentemente, si limitò a scrollare le spalle. Un giorno si accorgerà di essersi sbagliato e si rammaricherà del male che gli sta facendo. Lo ama? La domanda, appena l'ebbe formulata, gli sembrò stupida. È mio marito, rispose la donna. Questo significava che lo amava o che, essendo sua moglie, era suo dovere restargli comunque al fianco? Lo avete messo in prigione? Non ancora, e al che Sorfebre, verrà interrogato di nuovo. Che cosa le ha detto? Si rifiuta di rispondere. Non c'è proprio niente, signora Monsen, di cui vorrebbe parlarmi? Niente. Si rende conto, vero, che nel caso suo marito fosse colpevole, come ho ragione di credere, non lo aspettano né la ghigliottina né i lavori forzati. L'ho ripetuto anche a lui giusto poco fa. Sono praticamente certo che i medici lo dichiareranno incapace di intendere di volere. L'uomo che per cinque volte ha ucciso delle donne per strada lacerandone poi i vestiti è un malato. Quando non è in preda a una delle crisi può ingannare chiunque. E sicuramente riesce a farlo, visto che nessuno finora ha notato delle stranezze nei suoi comportamenti. Ma mi ascolta? L'ascolto. Forse lo stava ascoltando in effetti, ma si sarebbe detto che quella conversazione non la riguardasse e che non si stesse parlando di suo marito. A un certo punto si era persino messa a seguire con lo sguardo il volo di una mosca che continuava a girare attorno al tulle della tenda. Sino ad ora sono morte cinque donne, e finché l'assassino, o il maniaco, o lo squilibrato, comunque lo si voglia chiamare, sarà in libertà, altre vite saranno in pericolo. Se ne rende conto. E si rende conto che fino ad oggi si è limitato ad aggredire delle donne che passavano per la strada, ma che la sua strategia potrebbe cambiare, magari domani potrebbe accanirsi contro le persone che gli vivono accanto. Lei non ha paura? No. Non ha l'impressione di aver corso per mesi, forse per anni, un pericolo mortale? No. L'hymne d'un peuple è de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois vous Drame, qui m'è à Panam, tout peut s'arranger. Era scoraggiante. Il suo non era nemmeno un atteggiamento di sfida. La signora Monsen era calma, quasi serena. Ha visto mia suocera? Che cosa le ha detto? Ha protestato. Le posso chiedere il motivo per cui siete in rotta? Preferisco non parlare di queste cose. E poi non ha importanza. Cos'altro poteva fare Mengree? Javier, vieni pure. Dunque non rimanderete a casa mio marito? No. Li accompagnò alla porta che richiuse le loro spalle. Quel pomeriggio non accadde praticamente nient'altro. Megre cenò con la pointe Janvier mentre Lucas rimase faccia a faccia con Monsen nell'ufficio del commissario. Più tardi dovettero giocare d'astuzia per far uscire il sospettato dai locali della polizia giudiziaria, dato che i giornalisti e i fotografi si erano piazzati sia nei corridoi che nelle anticamere. Verso le otto sul salciato erano cadute grosse gocce di pioggia e tutti avevano sperato in un temporale. Ma se temporale c'era, doveva essere scoppiato altrove, verso est, dove il cielo era ancora di un nero velenoso. Non aspettarono l'ora esatta in cui la sera prima era avvenuta l'aggressione, dal momento che già alle nove le strade erano abbastanza buie e l'illuminazione assolutamente identica. Megré uscì da solo e discese lo scalone principale chiacchierando con i giornalisti. Lucas e Janvier finsero di accompagnare Monsen in guardina. Questa volta con le manette ai polsi, ma anziché scendere al piano dove si trovavano le camere di sicurezza, lo portarono in cortile e lo fecero salire su un'auto. Si ritrovarono tutti all'angolo di Rue Runorvan, dove ad aspettarli c'era già Margius Serin in compagnia del fidanzato. Bastarono pochi minuti. Monsignor fu condotto nel punto esatto in cui la ragazza era stata aggredita e gli venne fatta indossare la sua giacca bruciacchiata. Non c'erano altre luci? L'ausiliaria si guardò attorno e scosse la testa. Eh, no, era proprio così. Adesso cerchi di guardarlo dalla stessa angolazione di ieri. La ragazza si piegò in vari modi, facendo spostare l'uomo in due o tre posti diversi. Lo riconosce? Emozionatissima, respirando a fatica, Mart lanciò una rapida occhiata al fidanzato che si teneva discretamente in disparte, poi mormorò: È mio dovere dire la verità, no? È suo dovere farlo. Con un'altra occhiata sembrò volersi scusare con Monsen, il quale aspettava come indifferente. Sono certa che è lui. Lo riconosce formalmente? fece segno di sì con la testa, e subito dopo lei, che era stata fino a quel momento così coraggiosa, scoppiò in lacrime. Per questa sera è tutto. La ringrazio, disse Maigré, spingendola verso il fidanzato. Ha sentito, signor Monsin? Ho sentito. Non ha niente da dire? Niente. Voi altri riportatelo in centrale. Buonanotte, capo. Buonanotte, ragazzi. Maigret salì su un'auto della polizia e ordinò mi porti a casa in Boulevard Richard lenoir Questa volta però si fermò a bere una birra dalle parti di squadranvert. Il suo compito era praticamente terminato. Di sicuro l'indomani mattina il giudice, come lui, avrebbe voluto interrogare Monsign e poi lo avrebbe affidato agli esperti per la perizia psichiatrica. Agli uomini della polizia giudiziaria. Non restava altro che svolgere il solito lavoro di routine, cercare i testimoni, interrogarli e preparare un dossier il più completo possibile. Che poi Megré si sentisse scontento era un'altra questione. Professionalmente parlando, aveva fatto tutto quello che doveva. Il problema era che ancora non aveva capito. Tra lui e l'arredatore non era scattata la scintilla. Mai. Nemmeno per un attimo Maigret aveva avuto la sensazione di essere riuscito a stabilire con Monsen un contatto umano. Anche l'atteggiamento della signora Monsen non lo convinceva, ma con lei avrebbe fatto ancora un tentativo. — Sembri esausto, osservò la signora Maigret. Allora è davvero tutto finito? — E chi l'ha detto? — I giornali e pure la radio. Il commissario alzò le spalle. Dopo tanti anni sua moglie credeva ancora a quello che scrivevano i giornali. In un certo senso sì. È finito. Entrò in camera da letto e iniziò a spogliarsi. Spero che domani tu possa dormire un po'. Lo sperava anche lui. Più che stanchezza, provava una sorta di disgusto che lui stesso non riusciva a spiegarsi. Sicuro che va tutto bene? Sì, sì, non preoccuparti. Lo sai che mi capita spesso in casi come questo. Una volta venuta meno l'eccitazione dell'indagine e delle ricerche, il commissario si ritrovava all'improvviso come svuotato. Eh, non devi farci caso. Dammi un bicchierino, per favore. Così dormirò come un sasso per dieci ore. Non vide che ora erano quando si addormentò, ma certo si rigirò un bel pezzo tra le lenzuola già madide di sudore, mentre da qualche parte nel quartiere un cane non la smetteva di abbaiare. Sì. Quando squillò il telefono, aveva ormai completamente perso la nozione del tempo e non sapeva più né chi era né dov'era. Lo lasciò suonare a lungo, poi tese la mano talmente a casaccio che rovesciò il bicchiere d'acqua sul comodino. Pronto aveva la voce rauca E lei commissario Chi parla Mi scusi se la disturbo Nella voce dell'ispettore Lagnoso c'era una vena di tristezza Non importa ti ascolto Dove sei In rude Lognon abbassò il tono della voce e proseguì dicendo quasi a malincuore C'è appena stato un altro omicidio una donna uccisa a coltellate Aveva il vestito lacerato. La signora Megarè, che aveva acceso la luce mentre il marito era ancora disteso, lo vide mettersi di colpo a sedere sul letto e stropicciarsi gli occhi. Ne sei sicuro? Pronto? L'ognon? Sì, sono ancora qui. Quando? E innanzitutto, che ore sono? Mezzanotte dieci. E quando è successo? Circa tre quarti d'ora fa. Ho cercato di raggiungerla in ufficio. Ero da solo al commissariato. Arrivo. Un'altra donna? gli chiese sua moglie. Maigret annui. Ma l'assassino non era stato fermato. Monsenne sotto chiave. Intanto che mi vesto, chiamami la polizia giudiziaria. Pronto? La polizia giudiziaria? Le passo il commissario Maigret. Pronto? Che parla? Sei tu, mon voisin? L'ognon ti ha già messo al corrente. Immagino che il nostro uomo non si sia mosso. Cosa? Hai appena controllato. Me ne occupo io, mandami subito una macchina per favore. Sì, a casa mia. La signora Megre capì che in quel momento la cosa migliore da fare era tacere. Andò ad aprire la credenza, versò un bicchierino di prunella e lo diede al marito che lo mandò giù quasi senza rendersene conto. Poi lo accompagnò fin sul pianerottolo e sentì il rumore dei suoi passi allontanarsi giù per le scale. Durante tutto il tragitto il commissario rimase con le mascelle contratte e lo sguardo fisso davanti a sé. Arrivato in rudemestre, in un punto poco illuminato della via dove sostavano una ventina di persone, scese dall'auto sbattendo dietro di sé la portiera. Lognoni andò incontro con la faccia di chi ha appena avuto un lutto in famiglia. — Ero di turno quando mi hanno avvisato per telefono. Mi sono precipitato subito qua. Accostata al marciapiede c'era un'ambulanza e le uniformi degli infermieri in attesa di istruzioni formavano delle macchie chiare nell'oscurità. Alcuni curiosi, impressionati, guardavano in silenzio. Una figura femminile era stesa sul marciapiede quasi contro il muro, e un rigagnolo di sangue scuro, ormai già coagulato, le serpeggiava accanto. Morta? Maigre vide qualcuno avvicinarsi e capì solo dopo che si trattava del medico del quartiere. Ho contato almeno sei coltellate, ma ho potuto effettuare solo un esame superficiale. Tutte nella schiena? No, almeno quattro erano al petto, un'altra alla gola. Si direbbe sia stata sferrata per ultima, probabilmente quando la vittima era già a terra. <ride> Il colpo di grazia, disse Megre con un sogghigno. Intendeva forse che anche per lui quell'omicidio era un colpo di grazie? Ci sono pure delle ferite meno profonde sugli avambracci e sulle mani. Nell'udire quelle parole, il commissario aggrottò la fronte. Sa chi è? chiese, indicando la morte. Nella borsetta ho trovato la carta d'identità, una certa Jeanine Laurent, domestica tuttofare che prestava servizio dai coniugi Durandou in rue de Clichiancourt. Età? 19 anni. Maegre preferì non guardarla. La ragazza quella sera aveva indossato di sicuro il vestito più bello che aveva, di tulle celeste, quasi un abito da ballo. Probabilmente era andata davvero a ballare. Portava delle scarpe con il tacco altissimo, e una di queste le si era sfilata. Chi è stato a dare l'allarme? Io, signor Commissario. Era un agente in bicicletta, il quale aveva atteso pazientemente il suo turno per parlare. Stavo facendo la ronda con il mio collega qui presente quando sul marciapiede di sinistra ho reperito... La gente non aveva visto nulla. Quando si era chinato sul corpo questo era ancora caldo e il sangue continuava a colare fuori dalle ferite. Così per un attimo aveva creduto che la ragazza non fosse morta. Fatela trasportare all'istituto di medicina legale. E avvertite il dottor Paul. Poi rivolto all'ognon. Hai già dato istruzioni? Ho sguinzagliato per il quartiere tutti gli uomini che sono riuscito a trovare. A cosa serviva? Non era forse già stato fatto senza risultati? In quel momento un'auto arrivò a gran velocità, si fermò di colpo con uno stridore di freni e ne schizzò fuori il giovane Rugen con i capelli tutti arruffati. Allora, caro commissario? Chi l'ha avvertita? Maigret era scorbutico, aggressivo. Gente che abita da queste parti, sa? Esistono ancora persone che credono nell'utilità della stampa. Dunque neanche questa volta è quello giusto. Senza più badare al commissario, il giornalista si precipitò verso il marciapiede, seguito dal fotografo, e mentre questi si metteva all'opera, iniziò a fare domande ai curiosi che gironzolavano lì intorno. Occupati tu del resto, borbottò Megrelli rivolgendosi di nuovo all'Ognon. Vuole che qualcuno di noi l'accompagni? Megrelli fece segno di no e si incamminò verso l'auto a Capochino, come se stesse rimuginando pensieri indigesti. — Dove andiamo, capo? chiese l'autista. Il commissario lo guardò senza sapere cosa rispondere. — Ma scendi verso Place Clichy o Place Blanche. — Paris jusqu'au soir chanter peuple de sa vieille cité de Notre Dame, non aveva niente da fare al chiese Cos'altro si poteva tentare, oltre a quello che era già stato fatto. Allo stesso tempo, non se la sentiva nemmeno di ficcarsi a letto, aspettami qua. Avevano raggiunto le luci di Place Blanche, dove alcuni barco i tavolini all'aperto erano ancora illuminati. Cosa le porto? Faccia lei. Una birra e un cognacchino? Una birra. A un tavolo lì accanto, una donna biondo platino con un vestito aderente che le lasciava fuori mezzo seno, cercava di convincere a bassa voce l'uomo che era con lei a portarla nel locale di fronte di cui si vedeva l'insegna al neon. Ti assicuro che non te ne pentirai. È vero che è caro, ma. chissà se però l'altro capiva. Era un americano. O forse un inglese che scuoteva la testa ripetendo: No, no. Non sai dire nient'altro. No, no. E se anch'io ti dicessi no e ti piantassi? Lui le sorrideva placido. Lei, spazientita, chiamò il cameriere per ordinare ancora qualcosa da bere. Mi porti anche un panino, visto che non vuole andare a cena qui di fronte. Più in là un gruppo di persone parlava degli sketch di uno spettacolo di varietà che aveva appena visto in un cabaret poco distante. Un arabo vendeva noccioline. Una vecchia fioraia riconobbe Maigret e preferì girare al largo. Il commissario fumò almeno tre pipe, immobile, guardando i tassi che gli sfilavano davanti e la gente che passava e ascoltando stralci di conversazioni, come se avesse bisogno di reimmergersi nella vita di tutti i giorni. Una donna sulla quarantina, grassa ma ancora appetitosa, era seduta da sola davanti a un tavolinetto rotondo, su cui era appoggiato un bicchiere di acqua e menta, e rivolgeva al commissario dei sorrisi invitanti, senza immaginare minimamente chi fosse. Megre fece un cenno al cameriere. Un'altra ordinò. Doveva avere il tempo di ritrovare la calma. Prima In Rudemètre aveva avuto l'impulso di precipitarsi al carcere provvisorio, entrare nella cella di Marcel Monsen e scuoterlo fino a quando non avesse iniziato a parlare. Confessa che sei stato tu farabutto! Ne aveva una certezza quasi dolorosa. Era impossibile che si fosse sbagliato su tutti i fronti, e adesso quello che provava per lo pseudo architetto non era più pietà e nemmeno curiosità, era collera, quasi rabbia. Tuttavia, nella relativa frescura della notte, a contatto dello spettacolo che gli offriva la strada, quel sentimento iniziava piano piano a evaporare. Aveva commesso un errore, lo sapeva, e ora sapeva anche quale. Una ragazza era morta, una delle mille ragazze di campagna che ogni anno arrivano a Parigi in cerca di fortuna e che quella sera, dopo una giornata passata a lavorare in cucina, era andata a ballare. Era troppo tardi anche per verificare un'idea che gli era venuta in mente. A quell'ora tanto non avrebbe trovato nulla. Riguardo all'eventuale esistenza di indizi e alla possibilità di raccogliere delle testimonianze, si poteva benissimo aspettare fino al mattino seguente. Quella storia durava ormai da troppo tempo e i suoi uomini erano sfiniti quanto lui. L'indomani mattina, leggendo i giornali sul metro o sull'autobus che li portava al quede avrebbero sicuramente provato lo stesso stupore, lo stesso sconforto da cui era stato colto poco prima il commissario e magari qualcuno di loro. Avrebbe persino dubitato di lui. L'Ognon, quando gli aveva telefonato, era imbarazzato, e in rude maestra sembrava quasi che gli stesse facendo le condoglianze. Maigret cercava di immaginare la reazione del giudice Comelier. La telefonata perentoria che avrebbe ricevuto non appena questi avesse aperto il giornale. Si diresse con passo pesante verso l'interno della brasserie, e chiese un gettone del telefono. Voleva telefonare a sua moglie. Sei tu? esclamò lei sorpresa. Volevo solo avvisarti che stanotte non torno. Non che avesse una ragione precisa, peraltro. Non aveva niente da fare nell'immediato se non starsene a cuocere nel suo brodo. Ma sentiva il bisogno di ritrovarsi nell'atmosfera familiare del che de Orfèvres, del suo ufficio, con i suoi uomini. Non aveva voglia di dormire, avrebbe avuto tutto il tempo per dormire una volta chiusa definitivamente quella faccenda, e allora si sarebbe perfino deciso a chiedere le ferie. Succedeva sempre così. Lui si riproponeva di andare in vacanza, e poi, arrivato il momento, trovava sempre delle scuse per restare a Parigi. Cameriere, cosa le devo? Pagò e si avviò verso l'auto che lo aspettava. Alquet, ordinant à l'autiste. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Mm -hmm. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Mm -hmm. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu mm -hmm. viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Lì trovò Muova Zen insieme ad altri due o tre colleghi, uno dei quali stava mangiando una salsiccia e bevendo del vino rosso. State comodi, ragazzi, ci sono novità? No, niente. Stanno continuando a interrogare i passanti. Hanno arrestato due stranieri che non avevano i documenti in regola. Chiama Javier Lapointe al telefono e dia a tutti e due di farsi trovare qui domattina alle cinque e mezzo. Solo nel suo ufficio, Maigré lesse e rilesse per quasi un'ora i verbali degli interrogatori, in particolare quello della madre di Monsenne e quello della moglie. Dopodiché, seduto di fronte alla finestra, con la camicia aperta sul petto, si lasciò sprofondare nella sua poltrona. Forse, senza rendersene conto, si assopì. Sta di fatto che quando Movoisin a un certo punto entrò nell'ufficio per ritirarsi subito dopo in punta di piedi, lui nemmeno se ne accorse. Il buio cominciò a sbiadire, il cielo divenne grigio, poi azzurro, e alla fine spuntò il sole. Movoisin entrò di nuovo, e questa volta aveva in mano una tazza di caffè appena fatto sul fornellino a gas. Janvier era già lì e la Poi non avrebbe tardato ad arrivare. Che ore sono? Le 5.25. Sono qui? Gianvier sì, la ponte invece... Eccomi capo fece quest'ultimo. I due uomini erano entrambi ben rasati, mentre quelli che avevano fatto la notte avevano le guance ispide e il colorito grigiastro. Entrate. Commetteva un altro errore a non telefonare al giudice Comelier? Se così era, anche questa volta se ne assumeva la responsabilità. Tu, Janvier, vai in Ruculancourt. Prendi con te un collega, uno qualunque, quello più riposato. A casa della vecchia? Sì, me la porti qui. Lei protesterà e probabilmente si rifiuterà di seguirti. C'è da giurarci. Maigret gli diede un foglio che aveva appena firmato con una foga tale da rischiare di spezzare la penna. Le consegnerai questo mandato di comparizione. Tu, invece, la puoi, va a prendere la signora Monsen in Boulevard Saint Germain. Da un mandato pure a me? Sì, ma con lei non credo sia indispensabile. Le metterete tutte e due in un ufficio e dopo che le avrete chiuse lì dentro per Benino mi verrete a chiamare. Nel corridoio ci sono il barone Rougin, <ride> ma pensa. Non fa niente se le vedono? No, no. Quando i due uomini si spostarono nella stanza degli ispettori, le cui lampade erano ancora accese, Megre aprì la porta dell'armadietto dove teneva sempre l'occorrente per radersi. Mentre si faceva la barba si tagliò leggermente sopra il labbro. C'è ancora un po' di caffè, ma voisin. Eh? Tra un attimo, capo, ne sto preparando adesso un altro. Fuori, i primi rimorchiatori iniziavano lentamente a muoversi e andavano a recuperare lungo le banchine le chiatte che una in fila all'altra avrebbero trasportato a monte o a valle della Senna. C'erano già degli autobus che attraversavano il ponte San Michel semideserto. E proprio accanto al ponte, un pescatore se ne stava con le gambe penzoloni sull'acqua scura. Maigret cominciò a camminare in lungo e largo, evitando il corridoio e i cronisti. Gli ispettori evitavano di fargli domande, e fin anche di guardarlo in faccia. — L'ognò non ha telefonato? — Sì, verso le quattro, per comunicare che non c'era niente di nuovo, tranne che la ragazza era effettivamente andata a ballare in un locale vicino a Place du come faceva una volta alla settimana. Non aveva un fidanzato fisso. È uscita sola dal locale? Così dicono i camerieri, ma non ne sono certi. La loro impressione è che fosse una brava ragazza. Si sentì un rumore nel corridoio, una voce stridula di donna di cui non si riuscivano a distinguere le parole. Dopo pochi istanti, Gianvi entrò nell'ufficio con la faccia di uno che ha dovuto sobbarcarsi un lavoro ingrato. E qui, ma è stata una faticaccia. Stava dormendo. Sì, all'inizio non voleva nemmeno aprire la porta. Io l'ho minacciata di andare a chiamare un fabbro per forzare la serratura. Alla fine si è messa una vestaglia e mi ha aperto. L'hai aspettata mentre si vestiva? Sul pianerottolo. Anche allora si è rifiutata di lasciarmi entrare nell'appartamento. Adesso è da sola? Sì, ecco la chiave. Vai ad aspettare Lapuan in corridoio. Passarono alcuni minuti. Poi, Jeanvier e Lapuan si recarono insieme da Maigre. Ci sono tutte e due? Sì, si sono accapigliate. No, si sono scambiate giusto un'occhiata e hanno finto di non conoscersi. In tono esitante Gian V arricchiò una domanda. E che facciamo adesso? Per il momento niente. Va nell'ufficio accanto al mio e mettiti vicino alla porta comunicante. Se si decidono a parlare cerca di ascoltare bene quello che dicono. Altrimenti. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ce millions d'amants. Maigret abbozzò un gesto vago. Qualcosa come che Dio ce la mandi buona. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. se faire pardonner, il apprend à